sono delle cose. Ah! Oddio! Ma non fare paura! Ma cazzo! Ha detto! Vaffanculo! Stronzo! Ha detto! Vaffanculo! Stronzo! Ciao a tutti ragazzi da The Forest. Come vedete sto costruendo pian piano il muro e ho anche costruito... Che bravo! Ho buttato giù 50.000 alberi tipo. Ma che bravo! Adesso tu vai qua, schiacci così e ti metti a fare praticamente tutta il tuo nostro muro. Questo ragazzi lo farò pian piano perché comunque è un lavoro abbastanza lungo e monotono. Pertanto oggi, come promesso... E l'ultima puntata. Passa lì sotto, per favore. No, non passa sotto quella roba lì. C'è un sasso? Sì, ho spostato Prendi quel sasso. Passa lì sotto adesso. No, ho spostato, ragazzi, la trappola fuori, per così, fuori dalle mura, perché evidentemente io quando mi sveglio poi magari vado sotto. Esatto. Oggi, come promesso, da questa parte c'era la prima entrata di sì, una caverna. Ma non vai in giro col tuo fedele sasso? Sì, hai ragione, Osmo. Ragazzi, siamo arrivati alla prima entrata della nostra prima caverna di The Forest. Ho già un po' di armatura, cibo ne ho, sono appieno anche il carico d'acqua, quindi andiamo giù velocemente. Hai luce? Sì, un attimo ragazzi, accendiamo l'accendino. Ah, penso alla torcia io. Beh, la torcia adesso ti dico come si fa, aspetta. Allora, intanto, cosa c'è là? Ci sono delle cose. Oddio! Ma non fare paura! Ma cazzo! È che non sento poco l'audio. Muori, bastardo, muori. Muori. Attento che c'è un altro. Non ce n'è, cos'è? Accendi l'accendino. Aspetta. Facciamo sta torcia un attimo. Si fa così. Perfetto, poi va presa in mano. Perfetto. E con la L accendi il sasso. No, che dopo mi brucio, ho già provato. Cos'è questo? Qua non c'è niente da vedere. Perfetto, andiamo avanti. Ragazzi, sento poco l'audio perché qua siamo senza cuffie. Perché altrimenti, che schifo. Cadaveri aperti in due. Ma che schifo. Cos'è? Bottiglie. Sassi sono già pieno. Bottiglie le prendo. Eccola. Ai. Hai visto? Cazzo. Se mi avvicino piano e gli do il colpo caricato fortissimo, dovrei ucciderlo con un colpo solo. No. Ma... Perfetto ragazzi, l'ho ucciso in teoria. Sì, perfetto, è morto. Questi sono gli altri passeggeri. Questo era un passeggero, perfetto. Era un passeggero. Aspetta un attimo che mi prendo il sasso un attimo. Molto fedele sasso, ma non hai il flare qualcosa? Non ho niente, no? Non ho niente, ci sono i flare, ma devi trovare... Oh, corde, perfetto, le corde. Con le corde si può craftare l'arco. Però io l'arco... Che cazzo è? Computer, prendiamolo. Allora ragazzi, mi sono letto un po' di istruzioni con le... Allora, adesso vediamo di riuscire a craftare le molotov anche, perché sono utili in questo caso. Allora, le molotov sono questo e questo, perfetto, ne craftiamo un paio. Così soprattutto fai un po' di luce, giusto? Esatto, no, li tiro quando sono gli zombie. Io ho paura. Da che parte intanto? Non vedo un cazzo. Cos'è qua? Oh, soldi. Qua questo? Qua è pieno di libri. Qua era evidente che c'era tipo un campo base di qualcuno. No, penso che abbiano preso e portato gli oggetti che erano sull'aereo. Gli oggetti che erano sull'aereo qui? Sì, perché? Perché? Che ne so, perché... Ho visto uno zombie che ha ucciso uno mettendo il mio smartphone in gola. Perché? Non lo so, un orologio? Ehi, prendi l'orologio. Preso, ok, perfetto. Adesso rompiamo tutte queste valigie. Io ho rotto tutte le valigie, ma qua non c'è... È un vicolo... Oh, ma che schifo. Parte cadavere che ci sono. Sti schifo, ma sono pieno di orologi? Ah, vero, perché con l'orologio si può craftare monete, orologio, circuito elettrico e questo, no? No, la bottiglietta di alcol. La bottiglietta di alcol, esatto, esplosiva, eccolo qua. In più se mettete gli 3 straps, che sarebbe, dovrebbe essere la pece, l'ha fatta appiccicosa. Fallo? L'ho fatto. Taff. E lì è appiccicosa adesso. Craftiamo 2 esplosivi, ragazzi, visto che l'orologio è lì. Cioè, qui è tutto buio, non si vede un cazzo. Ed è pieno di cadaveri appesi, sbrandelliati a metà. Mamma mia, che schifo. Beh, andiamo avanti di qua. Che buio, cazzo, non si vede una minchia. E qui? Ok, perfetto. Qua c'è un teschio, vedete questo bel teschio? Per la luce. Beh, ma fa una luce. Ehi, un foglio di carta, attenzione. Alberi e un cerchio. Un cerchio nero. Vabbè, andiamo avanti. Qua c'è una croce. Delle croci. Ma vedi rompere? Sì, si può rompere. Ah. Andiamo avanti. Attenzione. Cosa innovativa. Ma qua che cazzo ma, è? Ma se degli zombie chiudono... Cioè, se dei mostri come quello lì... Chiude con delle croci. Evidente che qua è meglio non andare, no? E tu perché stai andato?
Perché lì ne devo esplorare. Ah, vabbè. Dicono, hanno detto che dentro le caverne, almeno mi avete detto voi, che dentro le caverne si trovano gli oggetti utili per andare avanti nel gioco. Qua tipo che cazzo c'è? Qua ci sono sassi, queste casse non si possono rompere, queste neanche. Quando si devo avere una torcia, ragazzi, assolutamente. Un po' meglio, quindi mi sento un po' più al sicuro adesso. Andiamo avanti di qua. Oddio, un altro pozzo? Ma stiamo scherzando? Dei giochi? Trovi cose esplosive? No, sono flare. Flare esplosivi sono. Flare. Ah, pensavo fossero... Oddio, guarda quel poveraccio. Mm. Lo vedi? Sì. È di qua? Di qua c'è qualcosa, c'è un buco qui. Ma che cazzo è un cuore? Aspetta che riprendo il sasso un attimo. Andiamo giù di sasso. Niente. Niente, bene. E qua non si può andare, quindi l'unica strada è salire nella su... Nella corda. È salire, scendere, scusate. Scendere ulteriormente nella grotta. Ho un'idea, se butto tipo un flare qua sopra, qua dentro. Forse dovresti vedere. Guarda, meglio. Vediamo, buttiamo un flare, ragazzi. Là in fondo. No. No! 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 Oddio, sono caduto. Non mi sono fatto niente, che culo. Ossi. Vediamo se con le ossa riesco a farmi una lampa di armatura. No. Perfetto, andiamo avanti. Ok, scendiamo. Io, sti cazzi, boh, non ci sono mostri, sembra. Però riprendo il mio fedele sasso. Che non si sa mai. Esatto. Il mio flare. C'è una testa, non sono mostri, ma lì c'è una testa. Dove? Lì. Ah, ok, boh, andiamo avanti. Io ho paura di qua, mio Dio. Vabbè, andiamo avanti. Ehi, un crocefisso, ragazzi. L'avevo visto per terra, un crocefisso. Andiamo avanti. L'importante è che... Dammi il sasso! Io e il mio fedele sasso non possiamo essere... Divisi per divisi. Ehi. Oddio. Bombo. Air Brief Collected. Oh, perfetto, ragazzi. Ho trovato una bombola di ossigeno. Perché quello lì... Cioè... Ho trovato la bomba. Che indica di là? Indica dove? Di là. Di là, così. Andiamo di là allora. Ho trovato la bombola di ossigeno. Evidentemente devo andare sott'acqua. Però come faccio a respirare sott'acqua? Air canister. Can use it to refill, rebrief. E come faccio a usarle? Ragazzi, dovete dirmelo voi in un commento perché non so, io non mi fido. Ma non è che devi usare il... Ah, puoi rompere anche... Sì, il coso di ghiaccio qui, ma non serve a niente. Beh, non è ghiaccio. Vabbè ragazzi, io non so se andare avanti perché mostri fino adesso non ho trovati. Però non so come si usa la bombola d'ossigeno. Proviamola, ragazzi. Tipo, se vado sotto. Ma va giù la... Va torna giù su. Dov'è il suo adesso? Adesso è un casino perché... Ecco, sono solo uscito dall'acqua. Ma tipo, come faccio a respirare sott'acqua? Ma come fai a vedere dove stai andando invece? Beh, là c'è la luce, seguo la luce, non è un problema quello. Il problema è come faccio a respirare sott'acqua. Ho il coso, ma però... Scusami, tu adesso vuoi uscire dall'acqua, dove devi andare? Quindi ragazzi, facciamo così. Scriviti in un commento, per favore. In un commento dovete dirmi come si usa la bombola d'ossigeno perché... E soprattutto, se c'è un metodo... Una testa. Per vedere sott'acqua? Sì, su un metodo... Dovrei costruire una torcia, ma va capito come si fa? Se si può costruire, Su una torcia subacquea. Finalmente, ragazzi, adesso andiamo fuori e ci vediamo fuori dalla grotta un attimo. Merda! Cosa? Non vedi che c'è uno stronzo lì? No? Eccolo lì! Eccolo lì, guarda, oddio! Bam, oddio, uno di quelli forti! Bam! Merda, devo girargli attorno! Bam! Oh, ma muori! Dai! Cazzo! Sapete che sia morto? Sì. Ok. Porca puttana, che tagli le gambe, voglio andare via da qui, voglio uscire e entro dentro solo quando so come cazzo si respira sott'acqua. Oddio l'uscita, oddio salvo ragazzi, salvo, cosa cazzo è quell'effigie? Perché c'è un'effigie? Perché, cazzo è sta effigie? Ma ecco. Ah, la rompo e la porto a casa. Guarda quante effigie, e guarda questa anche. Non è che sei vicino a uno dei loro posti? Che posti? Posti di che? Pseudo villaggi di... Vado a casa adesso, vaffanculo. Dov'è casa tua? Di là. Ragazzi, vado a casa perché ho troppa paura. E adesso in teoria posso craftarmi l'arco però, eh. Vedi, ragazzi? Fatto. Serve lo straccio, lo stecchetto e la corda. Perfetto. Scusami un istante, non ho potuto fare a meno di notare una cosa. Vicino a quell'ascia. Questa? Questa è un'arma, è forte. Fammi vedere cos'è quella roba lì. Ah, aspetta un attimo che crafto le frecce. Serve il bastone e le piume, perfetto. Ok, ragazzi, e le frecce ce le ho. Mi servono altre queste e queste. Ok, ah no, mi servono 5 piume. Buon, perfetto. Questa, ragazzi, è un'arma.
è una mano che tiene fermo un cranio. Ecco, andiamo a provarla subito. Puntare col cranio è forte. Vedete che qua ho già fatto il progetto della porta, così posso uscire e andare direttamente in acqua, uccidere le tartarughe e magari anche far darmi una lavata. Che schifo. Proveremo questo benedetto arco. Guarda che c'è un tipo là. Poi tiro la freccia e cerco di colpirlo. Troppo alta. Merda! Oh. Cazzo! Dammi questa. Dov'è? Dov'è andato? È lì. Eccolo. Ma come fa? Passa attraverso i tronchi? Oh. La trappola è scattata! Sì! Dimmi che è morto! Cos'è sta roba? Ma è una piuma! Vai avanti, vai a vedere! La trappola è scattata, ragazzi! Devi vedere se qualcuno è morto! Ah! Coglione! Adesso ti porto a bruciare! Ah. Ecco, la rimetto a posto e vado a bruciarlo! Ah, che figo! Vedi che funzionano le trappole! Andiamo a mettere questo cadavere qui e il prossimo video, ragazzi, usiamo l'arco, questo, e dovete dirmi come si respira sott'acqua con quel cazzo di mobile che ho trovato. Come si fa a vedere sott'acqua? Perché è tutto buio. Esatto. Ciao a tutti! E al prossimo video!